che una breve descrizione di questo ponte autocostruito, che il suo nominativo è IR8ZZZ. Ok, ragazzi, io prima di spiegarvi come è formato, come l'ho assemblato, vi ricordo sempre di rispettare sempre le leggi del Ministero delle Comunicazioni. Prima di fare un ponte, quello che sia, ricordatevi sempre, prima questa, l'autorizzazione generale, il nominativo del ponte, e poi fate quello che volete. Sempre rispettare le frequenze a noi assegnate, giusto? E automaticamente stiamo a posto, perché per quello che si sente sulle frequenze in radio, però sempre le bande dove bazzicano i pirati. Ok, vi spiego subito. Io ho detto questo perché proprio apposta di non fare queste cose, questo è soltanto io do questa spiegazione soltanto a livello informativo. Più o meno, se voi domani mattina avete l'autorizzazione generale, non volete spendere molti soldi e vi volete avventurare per farvi un ponte, un autocostruito come questo, un po' di elettronica, un po' di informatica, e ce la fate. Ok, i componenti che ho usato io, la prima cosa, questo mobiletto della RAC 19, che è trasportabile, e automaticamente allora ho usato due pannelli ciechi, però ventilati, 1 e 2. Ho usato un router board dalla Microtech e poi ho usato un'interfaccia che l'ho fatto io, sta sotto a questo pannello. Vabbè, poi questo è un pannello cieco, un passacavi, diciamo, l'ho accablato. Ok, allora, in queste circostanze, per fare un ponte autocostruito e spendere, no, come un ponte vero e proprio, basta avere due terminali, due apparati radi, come vogliamo chiamare. Io ho usato due terminali veicolari della nota fabbrica, della nota marca Itera. Veicolari, vanno benissimo. Il modello è 785G. Questi qua. Ecco qua. E poi automaticamente, per tutto il resto appresso, per collegarci al server del Breadmaster, ho usato, ripeto, questo router board della Microtech. Questa, la maggior parte, stanno tutti quanti buttati sui ponti. Eccolo qua. Va benissimo, ma se dico va benissimo, va benissimo. E questo qua, per farlo funzionare automaticamente, esternamente, c'è un modem in 4G LTE. E ci abbiamo internet. Siamo collegati a internet. Questa interfaccia che ho fatto qua sotto, automaticamente questo va a interfacciare le due radio, i due terminali A e B, una riceve e un altro trasmette, e poi ci abbiamo il aspetta che si precede, lo che trasmette, stiamo a posto. Esternamente c'ho un palo da 3 metri alloggiato sopra, una direttiva di 6 elementi della RAC e una verticale sempre della RAC, che va benissimo, l'ho accoppiato. E poi questo è un ponte che viene questo apparato viene alimentato con due batterie di 80 ampere con 12 volt 80 ampere. Ecco, esternamente ci sono due pannelli solari di 100 watt. Ma bandino, va benissimo, e tu che sapessi. Questo è un ponte che si può utilizzare sia in analogico sia in digitale. Logicamente, se lo usate in digitale, non lo usate in analogico. La maggior parte lo usa in digitale o lo usa in analogico. Questi sono i due apparati radio. 1, 2. Un'altra volta vi faccio vedere il router board.
Eccolo qua. E vabbè, qua sotto ci sta l'interfaccia. Non mi posso mettere a smontare. Ok, ciao ragazzi, ricordatevi sempre, prima di fare questi aggiustamenti, rispettare le frequenze, stare all'ordine le frequenze che noi possiamo utilizzare, no? E prima di fare questo, vi ripeto un'altra volta, prima l'autorizzazione generale che vi rilascia il Ministero delle Comunicazioni, e poi dopo vi mettete, come si dice a Napoli, a pazziare, a farvi un ponte autocostruito, va bene? Quindi, ciao a tutti, buon divertimento. Quando l'agganciate, mi raccomando, non montate troppo portante, perché questo è intelligente. Ciao ciao, Churiette Babosca, QRT.